Veniamo ora all'autore a cui è dedicata questa lezione, Gneo Nevio. Cosa sappiamo della vita di Nevio? Sappiamo che era campano, forse di Capua, e che ha combattuto nella prima guerra punica, che ricordiamo essere avvenuta tra il 264 e il 241 a.C. tra Roma e Cartagine, e conclusasi con la vittoria dei Romani. Successivamente si dedicò all'attività di autore di teatro e nel 235 ci fu la prima rappresentazione di una sua opera. Pur avendo scritto delle tragedie, Nevio mostrò di prediligere la commedia. D'altronde la Campania era la patria della Tellana. Così Nevio si affermò presto come autore comico, con una produzione che per certi aspetti prelude al teatro di Plauto, che vedremo prossimamente. Una sua caratteristica, che lo mise anche nei guai, era lo spirito mordace e anticonformista e l'amore per la sua indipendenza e libertà di espressione. Tutto questo emerge da frammenti di suoi scritti che sono giunti fino a noi e che fra poco vedremo. Infatti, un verso irriverente diretto alla potente famiglia dei Metelli gli procurò la prigionia e forse anche l'esilio. Infatti morì nella città africana di Utica, nell'odierna Tunisia, negli ultimi anni del III secolo. Diciamo che forse fu esiliato perché questa questione dell'esilio ci è nota solo da una fonte tardoantica, che è il Chronicon di Girolamo, che operò nel IV secolo d.C. e dunque potrebbe anche solo essere una versione alternativa, riveduta e corretta, della punizione inflitta a Nevio dai Metelli, che altri autori precedenti invece ricordano essere il carcere. Infatti, dell'incarcerazione di Nevio ce ne parla in modo dettagliato Aulo Gellio, scrittore del II secolo d.C., nell'opera Notti Attiche. Invece Plauto sembra alludere a questa prigionia con una frase inserita nella sua commedia dal titolo Miles Gloriosus, il soldato fanfarone. Allora, vediamo questa frase incriminata che forse era inserita nel testo di una commedia. Il verso dice: Fato Metelli Rome fiunt consules. Cosa voleva dirci Nevio? È una battuta ironica che si basa sui diversi significati del termine fatum, che significa destino o anche rovina, ma anche rovina. Inoltre Rome può essere inteso sia come locativo che come genitivo. Se si intende come locativo, cioè a Roma, la frase significherà: è destino che a Roma i Metelli diventino consoli. Ma se si intende Rome come genitivo, in dipendenza da fato, allora la frase diventa: per rovina di Roma i Metelli diventano consoli. L'occasione infatti sembra essere stata quella dell'elezione a console di Quinto Cecilio Metello nel 206 a.C. Ecco perché questa famiglia se la prese tanto con il poeta Nevio, e infatti pare che gli risposero in questa maniera, con un verso saturnio: Malum dabunt Metelli Nevio poete, cioè i Metelli faranno del male al poeta Nevio, e mantennero la promessa. Ma i Metelli non furono gli unici presi in giro da Nevio. Infatti c'è rimasto un altro frammento comico in cui il poeta sbeffeggia Scipione l'Africano, un altro personaggio importante, eroico dell'epoca. Ricordiamo che Publio Cornelio Scipione fu colui che concluse la seconda guerra punica, iniziata nel 218, sbarcando in Africa e sconfiggendo il generale cartaginese Annibale nel 202 a.C. a Zama, e per questa vittoria fu soprannominato appunto Africano. In questo frammento Nevio parla in modo scherzoso di un'avventura giovanile di Scipione, sorpreso dal padre in casa di una donna e costretto ad andarsene di corsa, senza aver avuto il tempo di rivestirsi completamente. Anche colui che spesso compì gloriosamente grandi gesta, le cui azioni sono ora piene di fama, che presso gli uomini si distingue fra tutti, suo padre lo trascinò via dall'amante con il solo mantello indosso. Veniamo adesso alle opere di Nevio. Delle commedie di Nevio ci restano 111 frammenti per 137 versi e 35 titoli, in parte greci e in parte latini. I titoli greci riproducono probabilmente i titoli delle commedie greche utilizzate da Nevio. È probabile che praticasse la contaminatio. Invece i suoi titoli latini fanno pensare a trame tipiche della successiva commedia plautina.
Non è da escludere che alcune di queste commedie fossero di ambientazione romana. La commedia sulla quale siamo meglio documentati è la Tarentilla, che significa la ragazza di Taranto. Uno dei 15 frammenti che ci rimangono è di 6 versi, nei quali Nevio parla di una cortigiana intenta a civettare con più amanti contemporaneamente. Ecco la traduzione italiana. Come se giocasse a palla in un gruppo, a turno si offre e si concede a tutti. Ad uno fa un cenno con il capo, a un altro ammicca. Fa l'amore con uno, tiene stretto un altro. Da una parte occupa la sua mano, ad un altro stuzzica il piede. Ad uno dà l'anello da guardare, un altro chiama con le labbra. Con uno canta, mentre ad un altro traccia lettere col dito, cioè gli manda un messaggio con le dita. Andiamo avanti e vediamo le tragedie che Nevio ha scritto. Ci restano 58 frammenti per 71 versi e 8 titoli, di cui 6 sono coturnate, cioè di ambientazione greca, e 2 sono pretexte, di ambientazione romana. Dei 6 titoli di argomento greco, 4 interessano il ciclo troiano, e sono Esonia, cioè Esione, che è la figlia del re di Troia Laomedonte, la quale viene data in pasto ad un mostro marino, ma viene salvata da Ercole, il quale dopo assedia e conquista Troia. Poi c'è Ifigenia, tratta dall'Ifigenia in Tauride di Euripide, che parla di Agamennone, che è uno dei principali eroi della tradizione epica greca, il più potente principe della Grecia che governò quasi tutto il Peloponneso, secondo Omero, il quale per poter partire alla volta di Troia deve sacrificare la figlia Ifigenia. Perché cosa era successo? Agamennone aveva già preparato l'esercito e la flotta greca per andare in guerra a Troia, e mentre erano tutti radunati in un porto della Beozia, egli uccise una cerva che era sacra alla dea Artemide, che è la dea delle gregge e della caccia. Artemide allora, per ritorsione, colpì l'esercito greco con una pestilenza e provocò una bonaccia tale da impedire alle navi greche di salpare. Per placare la collera della dea, Agamennone acconsentì di compiere un gesto estremo, cioè il sacrificio della figlia Ifigenia. Ma nel momento in cui stava per essere sacrificata, Ifigenia fu tratta in salvo dalla stessa Artemide, che la trasportò nella regione della Tauride, sostituendola con un'altra vittima. La bonaccia cessò immediatamente e la flotta greca poté finalmente partire alla volta di Troia. Nella Tauride poi Ifigenia divenne sacerdotessa di Artemide. Poi abbiamo la tragedia dal titolo Hector Proficiscens, Ettore che parte per la guerra, che parla appunto di Ettore, grande eroe troiano contro i greci e figlio dei sovrani di Troia, che salutati i suoi familiari scende in campo e combatte contro i più valorosi eroi greci. Tra questi fronteggia e uccide Patroclo, l'amico di Achille. A causa della morte del suo amico inseparabile, Achille decide di combattere e alla fine trafigge con la lancia Ettore, che rimane così ucciso. L'ultima tragedia che riguarda il ciclo troiano è l'Equus Troianus, il cavallo di Troia, e quindi è lo stesso titolo e argomento che ha usato Livio Andronico.